Buongiorno a tutti voi, ecco, mi permettono appunto di aprire questa mattinata con la mia parola, insomma, ecco. Non sono radioamatore, non sono tanto esperto, competente, eccetera, sono un prete, ecco. Mi hanno chiesto allora di intervenire, allora ringrazio anche per questo invito, intervenire per dare questa benedizione, diciamo così, insomma, se ci credete o non ci credete, comunque sì, la facciamo, ecco. Allora, anche se non so quali sia tutte le attività, il servizio che fanno, ecco, queste persone e anche questi apparecchi, eccetera, come radioamatori, però credo che sanno, fanno che cosa, questi, creano, diciamo così, questi ponti, ecco, questi contatti con altre realtà che sono molto anche distante, ecco, da questa nostra situazione qua. Portano anche notizie, portano informazioni e sarà necessario appunto sentire questo, perché è la maniera per mettersi in contatto, in fratellanza, che se vogliamo dire, no? C'erano dei messaggeri, anche loro, nelle aree etere, insomma così, sono gli angeli cosiddetti. Voi sapete che gli angeli, magari voi vediamo tutti, non so, dei dipinti, altre cose, anche immagini, però... L'incontro disse di lui, ecco davvero un israelita in cui non c'è falsità. Ribi, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele. Gli rispose Gesù, perché ti ho detto che ti avevo visto sotto il fico? Credi? Vedrai cose maggiori di queste. Poi gli disse, in verità ti dico, vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sul figlio dell'uomo. Dona misericordioso, dona la tua benedizione. Ecco, a questa sede, a questo ambiente, ma anche le persone che vi lavorano all'interno. Dando questa benedizione allontana magari lo spirito del male, perché porta sempre dei disagi, ma dando questa benedizione permetti che loro possano rendere questo servizio, queste informazioni, questi contatti con altre persone per costruire ancora fratellanza, comunione, pace tra tutti. E dando questa benedizione permetti anche a loro di trovare la tua protezione, perché possano, ecco, continuare nella buona salute, ecco, nella serenità e nella pace. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore, nel nome del Padre, ecco, del Figlio, dello Spirito Santo. O benedetto anche voi. Vale. Grazie. Apro io adesso. Beh, intanto ringrazio tutti della presenza. Chi non lo sapesse, qui siamo a Montepulgo, vi do un benvenuto, qui è territorio cornedese, lì più in là forse no, non lo so, qui siamo a confine tra Cornedo, Malo, Monte di Malo e Castelconberto, sono, diciamo, i paesi confinanti. E ringrazio tutti per la presenza, in particolare ringrazio per primo il presidente Andrea Ongoro di Agno, della ARI Agno Chiampo, ringrazio i miei colleghi di Valle presenti e ringrazio le autorità regionali e provinciali, in particolare Marco Zecchinato, consigliere regionale, e vicepresidente del Consiglio regionale del Veneto, Nicola Finco. Ringrazio gli alpini con il capogruppo Silvano Zaupa e Mario Preto, che sono qui presenti e che sono sempre presenti in questo territorio. Ringrazio la Protezione Civile, il Comitato e l'ingegner Bertoldi della Protezione Civile ANA. Ringrazio la presenza della Croce Rossa che ci aiuta sempre, abbiamo appena fatto una bella manifestazione e oggi devo dire che con particolare orgoglio arriviamo un po' lunghi sull'inaugurazione di questa sede, perché diciamocela tutta, siamo partiti con questa collaborazione prima del Covid, ma poi sappiamo tutti cosa è successo, il mondo si è fermato per un paio d'anni ed oggi siamo qui a tracciare un segno di ripartenza non indifferente con questa bellissima associazione, con questo gruppo di radioamatori. E la collaborazione nasce così e penso che sia un buon esempio, non perché l'ho fatta io, perché tutti noi sindaci, tutti i nostri amministratori da livello regionale a locale cercano di aiutare coloro i quali profondono sul territorio lo spirito associativo, qualsiasi tipo sia l'associazione che si va a portare avanti.
I radioamatori di Agno Chiampo avevano bisogno di una sede. L'amministrazione aveva una sede che era inutilizzata, era un po' fatiscente, era un po' un luogo che le finanze comunali non ci permettevano di mantenere più di tanto, ed è nata questa bellissima collaborazione. Giusto, Andrea? Ci siamo subito intesi, nel senso che l'amministrazione mette a disposizione la ex scuola di Montepulgo. Questa è stata inaugurata nel 1956, 55-56, qui c'erano quasi 100 bambini all'epoca. Adesso 100 bambini, dicevo prima col consigliere regionale Nicola Finco, forse li facciamo in centro, un paese di 12.000 abitanti come Cornedo. Però questo significa come sono cambiati i tempi e come siano cambiati i tempi anche nella manutenzione di questo luogo. Per fortuna mia, abbiamo incontrato l'Associazione Radio Amatori, che hanno sistemato. Noi siamo intervenuti con il rifacimento del tetto proprio l'anno scorso, quest'anno, con un parco giochi qui vicino, anche per far fermare le famiglie di passaggio in questo luogo bellissimo, dove ci si può soffermare e fare delle passeggiate anche culturali. E in cambio l'associazione Radio Amatori mantiene il luogo, lo tiene pulito, lo tiene sorvegliato, lo tiene presidiato. Ho visto anche il nuovo pennone installato da poco, e credo che questa sia una bellissima forma di collaborazione, non solo per lo scopo sociale e associativo che hanno, perché ricordiamoci che in caso di calamità, insieme alle altre forze di protezione civile, anche i radioamatori possono darci una mano, possono veramente darci una mano e possono aiutarci in quelli che sono ad affrontare quelle che sono le problematiche che ormai purtroppo sono sempre più quotidiane, le calamità di tutti i tipi, l'abbiamo appena visto una cosa è successo nelle Marche purtroppo. Sono contento anche di questa collaborazione perché è appena intervenuto proprio un mese fa, grazie alla Regione Veneto, che ringrazio pubblicamente, abbiamo installato con la disponibilità di Andrea, degli associati e la Regione appunto, sotto c'è un sismografo che fa parte di quel progetto regionale di 300 sismografi posizionati in tutta la regione e monitorati da remoto dall'istituto regionale oceanografico. Ecco. Io non mi dilungo tanto perché è una giornata che è più loro che nostra, proprio perché noi siamo arrivati, ho detto, lunghi a questa inaugurazione dopo 2 anni dalla partenza di questa bellissima realtà. Vi ringrazio ancora della partecipazione, ringrazio di nuovo la presenza regionale e provinciale oggi, che è molto importante e significativa per dare sicuramente un valore pesante a quello che fate e nel modo in cui lo fate. Grazie a tutti e buona domenica intanto. Va bene, buona giornata e buona domenica a tutti. Mi chiamo Andrea Ongaro e da marzo 2022 sono il presidente di questa sede staccata dell'Associazione Radioamatori Italiani, sezione Ariani Campo, cioè la sezione che oggi inauguriamo. L'Associazione Radioamatori Italiana, per chi non la conosce, è stata la prima associazione di radioamatori a essere fondata nel 1927 e Guglielmo Marconi ne è stato presidente onorario per 10 anni, fino alla sua morte. Oggi siamo veramente onorati di poter fare questa inaugurazione ufficiale e di avere tra noi autorità regionale, istituzioni provinciali, comunali, di protezione civile, altri numerosi gentili ospiti che hanno voluto cortesemente accettare il nostro invito. E ora una breve storia della nostra sezione. La nostra sezione esiste dal 1978 e per 35 anni la sede è stata a Valdagno, presso lo Stadio di Fiori. E per questo ringraziamo il Comune di Valdagno per averci ospitato così tanti anni. Nel 2018 è cambiato qualcosa. Come forse qualcuno ricorda, anche Arequaro è stata colpita dalla devastante tempesta Vaia, che ha interrotto completamente l'erogazione della corrente elettrica e poi anche delle linee telefoniche e telecomunicazioni in generale. Per fortuna Arequaro avevamo e abbiamo degli associati molto ben attrezzati e nonostante in quel tempo il Comune di Arequaro non avesse ancora installato delle antenne sul tetto del comune,
Due nostri soci hanno reso possibile le comunicazioni di emergenza tramite un ripetitore installato al momento a casa di uno dei soci, permettendo così l'uscita del segnale radio nella frastagliata valle, in modo da coordinare i soccorsi con la prefettura di Vicenza nonostante la mancanza di energia elettrica. Dopo questo evento abbiamo sentito la necessità, in caso di emergenza, di dare alla popolazione il nostro contributo più continuo e di sfruttare più continuo e strutturato, e abbiamo deciso di entrare a far parte della protezione civile regionale. Ci serviva perciò una sede operativa più ampia in posizione dominante rispetto a tutta la valle. Non era facile trovarla, ma grazie alla sensibilità del sindaco e la giunta di Corneno, dei tecnici tutti, abbiamo la sede che oggi siamo qui a inaugurare. Come vedete è una sede bellissima, immersa nel verde, in posizione strategica, ma raggiungibile anche d'inverno, esattamente quello di cui c'era bisogno per il nostro hobby e per adempiere meglio alla necessità di radioemergenza. Noi come sezione radioamatori siamo circa 25 associati in crescita. Abbiamo anche un associato che risiede per buona parte dell'anno in Africa, Uganda per la precisione. Un altro socio è anche coordinatore della protezione civile ANA di Vicenza, un altro è coordinatore della Croce Rossa di emergenza, parte emergenza diciamo così della Croce Rossa. Questo per dire che la nostra sezione è un'integrazione trasversale con la protezione civile. Grazie a un team di soci molto affiatato, in poco più di 2 anni abbiamo creato una bella e attrezzata sala radio, sistemato tutta l'area esterna, rifatto le stanze, installato antenne, acquistato apparecchiature e alla fine, dato l'elevato costo logicamente, abbiamo anche installato un sistema di telecontrollo. Recentemente in questo edificio è stato installato un accelerometro della rete regionale di monitoraggio sismico dell'OGS, Istituto Nazionale di Oceanografia e Geografia Fisica. Il Comune di Corneno, come dicevo, ci ha sempre supportato e recentemente, a tempi record, ha totalmente rifatto il tetto della ex scuola che ci ospita. Per questo ringraziamo ancora il Sindaco, la Giunta, i tecnici del Comune di Corneno. Da maggio 2020 è poi stata formalizzata la nostra entrata nel sistema di protezione civile radio emergenza della Regione Veneto. Qui a fianco di me c'è Antonio Varallo, che è il coordinatore regionale di radio emergenza di Radio Amatori. Dal 2020 abbiamo perciò ancora più potenziato le attrezzature radio che ci permettono di ricevere e trasmettere segnali radio in luoghi difficili, sistemi di geolocalizzazione radio APRS, vari sistemi mobili di ultima generazione installati nelle auto dei nostri associati. Tutte attrezzature che teniamo sempre operative 24 ore al giorno e 365 giorni all'anno. Spesso ci chiamano anche per servizi di assistenza radio in varie gare o manifestazioni. Concludo dicendo che da questa bellissima sede siamo in grado oggi di collegare qualsiasi comune della Valle dell'Agno, Chiampo, con tutto il Veneto e con tutta l'Italia, senza alcun tipo di problema, e utilizziamo le grandi antenne che vedete nel giardino. Possiamo collegarci con tutto il mondo, anche quando manca l'energia elettrica, per cui per noi è normale parlare con Valdagno, oppure con il Nord America o Sud America, Asia, Australia, Giappone, eccetera, utilizzando le frequenze che Marconi usava già agli inizi del 1900. Detto questo, sapete quasi tutto. Ultima cosa, per i non addetti, per diventare radioamatore serve una patente e una licenza. E qui oggi abbiamo alcuni dei nostri 7 aspiranti nuovi soci radioamatori che faranno l'esame a brevissimo per ottenere entrambe entro l'anno. Facciamo un applauso a loro e a voi, salutando e ringraziando tutti dalle istituzioni regionali, provinciali, comunali, gli alpini, la protezione civile, la Croce Rossa e tutti quelli che sono intervenuti. Spero di non aver dimenticato qualcuno, in tal caso perdonatemi, ecco. Sono arrivato in fondo, sono riuscito. Allora, buongiorno a tutti, le autorità della regione, provincia. Cosa dire, non posso aggiungere altro perché ha già detto tutto Andrea, per cui l'unica cosa che mi viene da dire è la posizione strategica in effetti di questa struttura strategica dal punto di vista radioelettrico. È su una valle aperta, per cui può essere interessante dal punto di vista di protezione civile, quindi l'utilizzo di questa sede, di questa struttura, di queste antenne e dei volontari, degli operatori ai fini di protezione civile. Un'altra cosa da dire,
oltre a quella che comunque ha già detto lui, la radio, tanti dicono ma la radio ormai è andata. Noi tutti in tasca abbiamo il cellulare, ma il cellulare è un radio telefono. Che dire, Vaia ci ha insegnato. Vaia purtroppo ha abbattuto sì alberi, ha creato problemi alla popolazione, e ancora oggi ho sentito l'altro giorno che un insetto sta provocando dei danni, continua a provocare dei danni a quello che è l'ecosistema. E detto ciò, comunque viene da dire, per quanto riguarda la struttura dell'ARI, quindi l'Associazione Radiomotori Italiani, è quella di, e visto, auspico le autorità che sono presenti della regione, provincia, regione con cui sono in contatto con l'assessore Butacin, di darci una mano per le comunicazioni radio. Perché? Perché in caso di emergenza, ripeto, verde si vaia, grazie a questi volontari, ma anche altre strutture, comunque altri operatori di altre associazioni, abbiamo comunque dato la possibilità alla regione di sapere quello che in tempo reale avveniva, regione e prefettura. Per cui chiedo pubblicamente alla regione, alla provincia, di dare una mano, di dare uno spunto per finanziare, per dare una mano, insomma, all'acquisto di apparecchiature, di strutture, o di creare, come il sindaco ha anticipato prima, di creare queste di riprendere, di mettere mano alle strutture che già ci sono, e volendo si potrebbe fare anche in altri luoghi quello che il sindaco del comune qui ha fatto. Io non mi dilungo, penso che di aver detto, e lascio il microfono al... Eccolo qua. Sì, passo la parola alla provincia. Grazie, Antonio. Il coordinatore provinciale della protezione civile, Monta. Sì, risposto. Buona giornata a tutti, grazie dell'invito. Rappresento oggi la provincia, porto anche quindi i saluti del presidente Rucco, che era stato direttamente invitato. Mi fa molto piacere essere qua, ormai da febbraio sono io il consigliere delegato alla protezione civile della provincia di Vicenza, e devo fare un plauso quindi all'associazione radioamatori della Valle di Agnocampo e a tutta la giunta, essendo che l'amministrazione comunale di Cornedo, perché sono stati lungimiranti, perché come si suol dire, in tempi di pace, finché non ci sono calamità, riuscire a essere pronti all'emergenza è fondamentale. Quindi bravi, complimenti, perché noi tutti sappiamo, quando c'è un'emergenza, una calamità, per fronteggiare l'emergenza e per il superamento dell'emergenza, tutto quello che è fondamentale e tutti vogliono sono le informazioni. Purtroppo, quando succede una calamità, come è stato detto prima, ci sono problemi sulle telecomunicazioni. Quindi cosa succede? Intervenite voi, siete fondamentali, perché dovete dare informazioni. Senza informazioni si ferma tutto. Quindi bravi, continuate con la preparazione ed essere sempre pronti. Si spera sempre, come è stato detto prima, che veniate usate per cose ludiche molto più semplici, però purtroppo avete visto proprio nelle Marche, o con la Vaia, o con altri problemi che arriveranno, servite purtroppo. E quindi bravi a essere pronti. Complimenti alla provincia. Chiamateci, siamo sempre disponibili per quello che possiamo fare. Per i soldi, i contributi, dovete guardare i miei colleghi che vanno dopo della regione. Sono loro che hanno il borsino. Bene, vi ringrazio ancora dell'invito e ancora complimenti per questa sede. Grazie ancora. Grazie, buongiorno a tutti. Innanzitutto grazie dell'invito. Mi unisco ai ringraziamenti e ai saluti di chi mi ha preceduto. Io volevo solo dire una cosa. Vedo qui la Croce Rossa, vedo gli alpini, la protezione civile, i radioamatori. In Italia abbiamo oltre 5 milioni di volontari che sono operativi nel terzo settore in tutte le attività che vengono fatte anche di protezione civile. Per cui ecco un ringraziamento a tutti i presenti, ma anche a tutti quelli che ogni giorno si occupano di questo, perché la protezione civile senza il volontariato farebbe poco. Noi come Regione Veneto, dopo
Lascio la parola naturalmente al vicepresidente per la parte anche più istituzionale. E abbiamo fatto passato in seconda commissione, dove anch'io mi trovo a lavorare insieme ai miei colleghi, la nuova legge sulla protezione civile, che è stata approvata dal Consiglio regionale. Questa prevede anche degli stanziamenti, non la legge, ma da mandato alla Giunta chiaramente di stabilire poi degli stanziamenti sulla protezione civile, e sicuramente, conoscendo l'attenzione dell'assessore Botacci, ma anche dei colleghi, insomma, credo che si tira conto di tutte le attività che ci sono sul territorio. Complimenti per quello che avete fatto qui, siete sicuramente un esempio, anche perché la comunicazione, come diceva il consigliere Montan, è sicuramente tutto e per cui è fondamentale. Per cui grazie, complimenti sindaco, complimenti alla Giunta. Ringrazio anche la provincia di Vicenza nella persona di Marco Montan, che è il consigliere delegato, ma anche di Massimiliano D'Andrea, che era il precedente consigliere delegato della provincia. Quindi grazie a tutti e niente, buona festa, visto che è la festa di inaugurazione. Grazie. Vicepresidente del Consiglio regionale, Nicola Finco. Sì, grazie sindaco, buongiorno a tutti, io saluto tutte le realtà presenti, saluto gli amministratori delle vallate che sono qui con noi in questo momento, no, perché noi altri veneti siamo abituati a fare cose semplici ma fatte bene, come questa mattina. Prima il presidente parlava che l'associazione radioamatori ha ormai 100 anni, 95, no? È nata nel 27, quindi una lunga storia, come la lunga storia anche della nostra rete di protezione civile. Siamo una realtà, il Veneto, allora, la protezione civile a livello nazionale è nata circa 30 anni fa, mi sembra, nel 92 è stata istituita attraverso una legge, però la regione del Veneto era partita ancora nell'84 con i primi embrioni a livello territoriale, e oggi la presenza nostra, insomma, che è la presenza di amministratori comunali, provinciali e regionali, assieme a voi sta a testimoniare la grande realtà che la comunità veneta ha creato sul nostro territorio. Perché siamo una realtà forte, dove tutte le realtà, dal comune alla regione, si sono impegnate per guardare, gli enti fanno la programmazione e mettono magari le risorse a disposizione, ma poi il ruolo operativo ce l'avete voi, ce l'hanno i volontari che oggi a livello regionale sono veramente un esercito. Abbiamo più di 581 associazioni su tutto il territorio, non sono persone che vanno così a caso, ma sono tutte persone formate. L'assessore Botacin, del quale vi porto anche i saluti, dice sempre che in Veneto abbiamo un esercito di pace fatto di uomini e donne che sono sempre a disposizione della propria comunità, non solamente della comunità veneta, ma anche della comunità nazionale e anche al di fuori dell'Italia. Tanto è vero che nel 2019, prima si parlava di Vaia, quando il presidente Mattarella è venuto a Belluno, ha elogiato il sistema di protezione civile della regione del Veneto, perché ha detto: avete dato una lezione al paese intero. Ancora adesso, dicendo queste parole, mi viene la pelle d'oca, perché questo sta a significare il grande valore del capitale umano che ha la nostra regione. E questo è veramente un messaggio di ringraziamento che voglio dedicare a tutti voi e anche alle vostre famiglie, perché sappiamo benissimo che dietro a un volontario ci sono famiglie, ci sono persone che magari sacrificano il loro tempo per il bene degli altri, e questo al giorno d'oggi, una società che spesso viene vista come una società individualista, penso che questi sono valori veramente, ma veramente importanti. Quindi io vi ringrazio nuovamente. Per quel che riguarda i finanziamenti, guardate, di recente è uscito un bando da 600.000 euro, e che anche alle varie realtà presenti sapete, 20.000 euro fino alle, per le attrezzature, e 40.000 euro per l'acquisto dei mezzi. Partecipate, dopo ovviamente ci sarà una graduatoria, in base ai punteggi potrete accedere a questo tipo di finanziamenti. Comunque la regione su questo, insomma, negli ultimi anni ha cercato di stanziare risorse e cercherà di investirne anche nei prossimi anni. E un plauso particolare lo faccio anche agli amministratori locali, prima di tutto di queste comunità, perché insomma in questi anni ho visto veramente una realtà coesa, no? Sindaci che sanno darsi una mano, che sanno collaborare per dare risposte concrete. E due, è anche l'occasione per valorizzare i vecchi stabili, no? Perché un tempo, quando si facevano figli, queste erano scuole, però oggi sono edifici che meritano ancora di essere a servizio della comunità, e questo penso sia il metodo migliore per far rivivere anche i beni comunali attraverso delle associazioni che sanno fare del bene. Quindi grazie a tutti, buona domenica e insomma complimenti per tutto, perché veramente lo meritate. Grazie.
Guardiamole anche, ditemi quando avete fatto la foto e vado. Vado. Facciamo un giro agli locali. Abbiamo fatto un impianto di antenne con tutti i cavi, perché avendo più antenne possiamo scegliere su quale frequenza trasmettere, quindi colleghiamo l'antenna dedicata. Certo, questo è stato tutto fatto da noi, impianto elettrico, tutti i collegamenti, cavi. 2 anni siamo partiti prima del Covid. Sì, siamo partiti prima del Covid.
e un po' alla volta, in base alle nostre esigenze, a quello che volevamo fare, dove volevamo arrivare, abbiamo improntato una stazione radio che è una buona stazione.